Allora, Presidente, quello che mi sento di dire in dichiarazione di voto è che mi dispiace che la discussione su un argomento poi qui in aula sia spesso andata fuori dal merito, ok, dell'housing sociale e si sia voluto prendere il pretesto da come si è portata avanti la delibera per attaccare la maggioranza e quindi non mi voglio soffermare su questo, voglio invece rimanere proprio nel merito del testo della proposta di delibera che oggi andiamo a votare. Ritengo che la delibera sia una delibera chiara, che non fa nessuna confusione tra i vari strumenti, le varie misure previste per, diciamo, le politiche abitative in senso generale. Noi sappiamo benissimo che l'housing sociale è una via intermedia tra la casa popolare, la casa di proprietà, quindi di proprietà pubblica che viene assegnata sulla base di graduatorie e le case invece che sono a libero mercato, che vengono costruite dai privati e che vengono messe in vendita o affittate proprio al prezzo di mercato. L'housing sociale è un tipo di patrimonio immobiliare intermedio tra queste due tipologie e noi questo lo abbiamo molto chiaro. Però proprio per questo abbiamo ritenuto che fosse necessario per questa amministrazione fare tutta una serie di percorsi che negli anni passati non sono mai stati fatti. Abbiamo già ricordato quando abbiamo presentato la delibera che ci sono regolamenti regionali che da anni aspettano che il Comune faccia questi passi, che innanzitutto si doti di un registro dell'housing sociale, perché ad oggi l'amministrazione, devo dire, che non ha mai fatto una ricognizione del patrimonio in housing sociale realizzato sia sulla base della legge del piano casa, sia sulla base di convenzioni urbanistiche all'interno delle quali è prevista una quota di housing sociale. Quindi credo che forse avremmo anche portato avanti la delibera con un metodo non condivisibile da parte degli altri, ma credo che comunque il merito sia quello di aver posto attenzione a un argomento di cui nessuno prima si era mai occupato. Quindi, ora, al di là di quello che succederà nel futuro, noi abbiamo già un patrimonio edilizio di questo genere sul nostro territorio, ok? Già realizzato. E il fatto che un'amministrazione non ne abbia contezza, non sappia il numero di questi immobili, non sappia dove siano collocati, per noi era un fatto gravissimo. E quindi con questa delibera abbiamo voluto colmare innanzitutto questa lacuna. Perché l'abbiamo voluto fare? Dice, è un'edilizia privata, diciamo, in cui il comune, guardando così dall'esterno, potrebbe non entrarci nulla. Invece no, c'entra e come il comune, c'entra l'amministrazione, perché l'housing sociale è rivolto a una fascia di persone che non sono persone indigenti, non sono persone che sono nelle graduatorie per l'ERP, ma nello stesso tempo sono anche quelle persone che non ce la fanno ad arrivare a fine mese, che non si possono permettere una casa in affitto qui a Roma e sappiamo quanto sono elevati i costi degli affitti qui a Roma. L'housing ci consente di garantire a queste persone, che possono essere giovani coppie, single, studenti, famiglie monoreddito, okay, di accedere a questi appartamenti in affitto a dei prezzi calmierati. Per noi quindi è assolutamente importante far sì che queste persone che si trovano in queste situazioni e che hanno questi requisiti possano sapere dove sono questi immobili e sapere essere guidati e diciamo, seguiti dall'amministrazione per potervi accedere. Quindi innanzitutto noi stiamo facendo un'operazione di trasparenza, un'azione di ricognizione e per questo chiediamo che questo registro venga fatto in tempi brevi, gli uffici ci stanno già lavorando e vedremo a breve la pubblicazione del registro sul sito, sul portale online a cui tutti potranno accedere. Nello stesso tempo l'amministrazione ha il dovere di fare un'azione oltre che di monitoraggio, anche di controllo e di vigilanza su questi permessi di costruire e anche sulle convenzioni urbanistiche con housing. Ma se non si
sappiamo neanche dove sono. Se l'amministrazione non si è mai preoccupata di andare a vedere che fine fa questo housing sociale, è ovvio che tutto è rimasto lì per anni, nessuno se n'è mai curato. E chi ha fatto il controllo? Chi ha fatto la vigilanza? Nessuno. Vedremo se questa delibera avrà o non avrà degli effetti. Io credo, perché ne sono certa, che gli uffici, già partendo da questo lavoro, potranno cominciare a fare dei controlli e, in base a quello che abbiamo deciso noi, anche applicare le sanzioni a chi non rispetterà gli obblighi previsti dalle convenzioni. Siamo andati anche oltre, perché in questa convenzione, in questa delibera, come ho detto prima, noi crediamo, in quanto secondo noi l'housing sociale deve essere interpretato come una nuova modalità di vivere, di abitare la nostra città e i nostri quartieri. L'ho detto prima nel mio intervento precedente, in alcune zone c'è completa carenza di servizi, di spazi sociali, di comunione. Mancano le piazze, prima i paesi si sviluppavano intorno alle piazze. Le nostre periferie dove hanno questi spazi comuni? E allora perché non utilizzare anche questa possibilità di dare indicazioni sugli spazi condivisi, sugli spazi in cui queste persone potranno svolgere alcune delle loro attività quotidiane? Per me e per noi è una cosa importantissima, che servirà anche a rivitalizzare delle zone del nostro territorio, anche per esempio le periferie, ma non ultime anche le zone degradate della nostra città. E lo cito, anche se non riguarda la delibera in questione, nell'operazione che si sta portando avanti da parte di questa amministrazione con Reinventiamo, l'housing è una delle destinazioni che noi abbiamo deciso di dare all'interno di quel programma, proprio perché crediamo che sia opportuno puntare, in una società fluida, cangiante, in continuo cambiamento, su questo tipo di abitazioni. Io dunque concludo il mio intervento lasciando ovviamente il voto favorevole di questa maggioranza alla delibera, e credo che porterà presto i suoi frutti. Grazie.